Amatori e cultori di auto d'epoca già hanno una sede dove potersi confrontare e programmare. Sorge in via Portuense, nel quartiere Fondoiorza, un vero e proprio ritrovo per chi da sempre è innamorato delle quattro ruote. La scuderia Valvole Pistoni è presieduta da Davide Millauro. Sono già stati avviati rapporti di collaborazione con altri club. Siamo gemellati con altri sette club dell'isola, Ragusa, Caltanissetta, Enna, Piazza Armerina e noi di Gela, assieme all'altro club autostorico del Golfo, che il presidente Giovanni Sbezzi, con cui appunto fa parte anche di questo gruppo del G7 cosiddetto. Presidente onorario è stato nominato Gaetano Minardi. Una vecchia storia, la nostra, che è partita 25 anni fa e ancora oggi questa storia continua, con Davide. Davide, che è un giovane, se così si può dire, il nostro giovane presidente di questo nostro club. Quindi siamo qua perché il club aumenti e anche perché ha fatto delle operazioni assieme agli altri molto importanti di essere confederato con altri club, quindi questa cosa sta diventando veramente una cosa importante e gratificante per noi. Soddisfazione per l'inaugurazione della nuova sede è stata manifestata dai soci della scuderia. E cosa rappresenterà per Gela avere un punto di ritrovo per gli amanti delle auto d'epoca? Un motivo d'incontro soprattutto per tutti i soci, oltre al direttivo, ai fini di organizzare e programmare l'attività stessa del club. Cosa sta bollendo in pentola, cosa organizzerete al più presto? Tante belle novità e tante cose per far conoscere Gela il più possibile e far ammirare agli esterni il vero volto di Gela, cosa che io ho fatto col club maseratisti e ora cercheremo di farlo con questo club. L'8 maggio c'è una bella iniziativa che si svilupperà a Gela. Sì, è l'8 maggio che siamo insieme con gli altri club che visitiamo il museo e i mura di Caposoprano. Quando e se possibile tornerà a Gela la targa Florio? Ma la targa Florio già abbiamo preso dei contatti col Panormus, ce la stiamo mettendo tutta per fare passare di nuovo da Gela questo giro storico di Sicilia, che è meraviglioso, è bellissimo. Ma comunque abbiamo tanti progetti, abbiamo tanta carne al fuoco e comunque ne vedremo di belle sicuramente.